tanto tuonò che piove, o meglio, nevicò. L'annunciata perturbazione ha raggiunto la Liguria, portando pioggia mista a qualche fiocco bianco anche a quote medio-basse. Neve che in riva al mare diventa bagnata, ma che acquista consistenza addentrandosi nell'entroterra. Imbiancato il monte di Portofino, le alture della Val Graveglia, Val Fontanabuona e Valle Sturla. A poche ore dal nuovo allerta giallo diramato dall'ARPAL della Regione Liguria, le prime nevicate si sono registrate anche nel Levante Ligure. L'allerta giallo, infatti, era stato esteso anche alla zona di Levante. Inizialmente era stato previsto soltanto per la zona di centro e ponente. Abbondanti nevicate che si sono fermate anche lungo il territorio del Tigullio. Qui siamo a Levi, come possiamo vedere la nevicata sta proseguendo con abbondanti fiocchi di neve che scendono dal cielo. In Val d'Aveto la nevicata ha imbiancato Rezzuaio e Santo Stefano d'Aveto, mentre da Rocca d'Aveto al Monte Bue già nevate da giorni. A far notizia la colonnina di Mercurio, scesa già nel pomeriggio a meno 8,3 gradi. Suggestiva la nevicata in Piazza De Ferrari a Genova, proprio dinanzi al palazzo che ospita la sede della Regione Liguria, e sono proprio gli amministratori regionali al termine della giornata che insieme ad ARPAL fanno il punto della situazione nel briefing di metà pomeriggio. Le precipitazioni più abbondanti dovrebbero essersi compiute, così come ci sarà questa notte due allerte più specifiche, una dovuta al fatto che le temperature scendono, siamo intorno alle 0 gradi già adesso e quindi la possibilità di ghiaccio, e la seconda che ci segnalavano i meteorologi è la possibilità, anzi direi, visto la nostra accuratezza, la quasi certezza di raffiche di vento forte oltre 100 km all'ora. La cosa che ci preoccupa di più però a questo punto, come è già stato detto, è il fatto che adesso c'è il rischio gelate, anzi direi che c'è la certezza di gelate dove è nevicato, le temperature si abbassano ulteriormente ed entrano con irruenza venti freddi da nord. Parliamo di venti di burrasca forte per domani, quindi arriviamo a punte, a raffiche anche che superano i 100 km orari, anche 120, quindi i fenomeni che ci preoccupano di più saranno appunto il freddo, le gelate e i venti.